Oggi andiamo a fare la carbonara, piatto che ho fatto migliaia di volte, l'ho rifatto, ma questa è una carbonara diversa perché anche la cucina, come tutte le cose, uno può sempre migliorare, può cambiare. In realtà questa ricetta ho cambiato diverse cosine. Prima cosa, pancetta, se volete potete utilizzare anche del guanciale. In questo caso ho usato della pancetta bella grassa, tagliata a striscioline piuttosto fini. Padella fredda, ci vado a mettere la pancetta e accendo il fuoco. E ora la facciamo sudare. Niente grassi, né olio, né burro, né niente, così. Ora andiamo a preparare la crema di uovo e formaggio. Formaggio, io normalmente ho sempre usato il parmigiano perché ho sempre trovato il pecorino troppo aggressivo. Però devo dire la verità, poi alla fine mi hanno detto, ma prova. C'avevano ragione, col pecorino viene più buona. Però se non sopportate il pecorino, che effettivamente è forte, fate mezzo e mezzo, mezzo parmigiano e mezzo pecorino. Allora, qui c'è un etto di pecorino, ci vado ad aggiungere due tuorli d'uovo e un uovo intero e miscelo tutto per bene. Ora ci vado a mettere un po' di pepe macinato. Un paio di pizzichi. Il segreto qui è non far bruciare la pancetta, ma questo, guardate, quello di estrarre tutto il grasso dalla pancetta, vedete? Quando è diventata bella traslucida, andiamo a toglierla e teniamola al caldo. Quindi piego la padella in modo tale che tutto il grasso rimanga qui e vado a togliere la pancetta. Spengo il fuoco e ora questa lasciamola così. L'acqua sta bollendo, andiamo a mettere la pasta. Vado a salare. E si mette la pasta. Copro così faccio riprendere il bollore. Sicuramente la pasta va scolata bene al dente. Questa è una pasta che cuoce in 9 minuti. Io la toglierò a 7 minuti, quindi un paio di minuti in anticipo. Allora, ora l'acqua già è ricca di amido, ne andiamo a prendere un bel mestolo e lo mettiamo nell'olio. Mi raccomando, qui deve essere spento, e fate attenzione. Ecco, mettiamone un mestolo e mezzo. Riaccendo il fuoco, perché ora si deve andare a creare una sorta di cremetta con il grasso della pancetta. Ci siamo pronti a scolare la pasta, anzi a scolare, a prendere la pasta e metterla direttamente nella padella del pepe, della pancetta, scusate. Quindi almeno un paio di minuti in anticipo. Aggiungo un po' d'acqua di cottura. Quando è rimasto ancora un bel po' di liquido, guardate, c'è ancora un bel po' di liquido, spostate la padella dal fuoco e per 30 secondi lasciate leggermente intiepidire. Magari muovetela così si raffredda leggermente. A questo punto le uova. Fuori dal fuoco, mi raccomando. E ora facciamo incorporare. Ancora fuori dal fuoco. E ora ritorniamo sul fuoco.
Guardate com'è diventata cremosa. Guardate, adesso è tutta crema. Quando siete a questo punto qui, quando è ancora cremosa, spengete il fuoco. Una parte della pancetta la mettiamo subito, poi un'altra parte di pancetta la mettiamo nei singoli piatti. Voglio anche la pancetta. Dire buona e dire poco. Qui devo ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto cambiare idea. Lo chef che mi ha fatto vedere questa tecnica straordinaria. E che vi devo dire, fatela perché è fantastica. Buon appetito!